tutti, buonasera. La mia presentazione sarà un po' più noiosa di quella di Luca, anche perché, ahimè, per me e anche per voi questa sera le concessioni vivono di atti amministrativi e quindi questo è e questo andrò a descrivervi. Il nostro ufficio si occupa, come vi anticipato, sostanzialmente di rilasciare le autorizzazioni per di assenso ai prelievi di qualunque natura, sia di acqua superficiale che di acqua sotterranea. Questa sera andrò un po' a descrivervi quella che è la situazione sul territorio metropolitana e anche quali sono i tipi di prelievi esistenti, le forme con cui vengono rilasciati gli assensi, un po' in generale quello che è lo stato dell'arte anche a livello legislativo di quello che è il mondo dei prelievi. Cominciamo col dire che cos'è una derivazione, con una derivazione d'acqua, con quella che è la definizione del regolamento regionale, che è il numero 10 del 2003, che definisce la derivazione come qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti, esercitato mediante opere mobili o fisse. Come potete vedere dalla definizione, la definizione non distingue un prelievo minimale da un prelievo che può avvenire tramite una diga. La definizione è quella. Tutti i prelievi di acqua, in ragione della natura pubblica dell'acqua, sono soggetti a concessione, sia che si tratti di acque superficiali che si tratti di acque sotterranee, e sia per quanto riguarda la loro entità. Poi la procedura declina forme più o meno semplificate, però di fatto i prelievi di acqua sono soggetti a concessione, con l'esclusione di questi pochi casi che sostanzialmente afferiscono gli utilizzi domestici delle acque sotterranee, quindi i pozzi o le sorgenti, purché il prelievo avvenga in misura inferiore ai 2 litri al secondo e per un volume inferiore a 5.000 metri cubi annui, le acque superficiali scolanti su suoli o fossi, all'acqua piovana raccolta in vasche cisterne, l'utilizzo di acque reflue depurate, importanti prelievi d'uso collettivo destinati a una generalità indeterminata di utenti, come lo definisce il regolamento. I casi principali sono le fontane, i lavatoi pubblici o la costituzione di scorte antincendio, e sono appunto i casi diciamo più comuni che per legge sono esclusi dalla necessità di avere una concessione. Per quanto riguarda invece le acque minerali e termali, questi sono soggetti a un'altra normativa, perché sono di fatto la legge le classifica come concessioni minerarie e quindi non sono considerate concessioni di acque pubbliche, per quanto la competenza al rilascio degli assensi fa sempre capo al nostro ufficio. Brevemente, esistono diverse tipologie di assenso per poter consentire l'utilizzo dell'acqua e sono quelle che trovate riportate qui nella slide. Sono i riconoscimenti di antico diritto, le concessioni preferenziali, le concessioni ordinarie e poi altre due modalità che hanno un regime di autorizzazione e non di concessione, che sono l'autorizzazione all'uso plurimo e la licenza di attingimento. Sostanzialmente quali sono le differenze? Allora, i riconoscimenti di antico diritto sono i titoli che possiedono coloro che hanno dimostrato di utilizzare l'acqua sostanzialmente prima dell'unità d'Italia ancora, e hanno titolo semplicemente in virtù di una domanda che dovevano presentare entro un certo termine di legge, che era il lontano 1923, a proseguire nel loro utilizzo limitatamente al quantitativo di acqua utilizzata storicamente. Poi questi titoli sono stati prorogati per legge di fatto fino al 1997, d'ufficio, previa presentazione di una semplice domanda, e adesso sono tutti in corso di rinnovo per adeguarli alle nuove normative, soprattutto per quanto riguarda l'idroesigenza, che evidentemente nel tempo è cambiata.
Le concessioni preferenziali di fatto nascono a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1 della legge Galli, che ha stabilito a decorrere dal 10 agosto 99 la pubblicità di tutte le acque, quindi anche le acque sotterranee, le quali prima di quella data non erano soggette a concessione e dunque non pagavano il famoso canone demaniale, ma la pubblica amministrazione semplicemente autorizzava la perforazione del pozzo e dopodiché per l'utilizzo dell'acqua nulla era dovuto. E quindi la normativa ha detto che ha stabilito che entro il 31/12/2007 tutti coloro che al 10 agosto 99 utilizzavano acque che nel frattempo sono divenute pubbliche dovevano avanzare domanda di concessione preferenziale per non perdere il diritto al prelievo. Tra queste, oltre alle acque sotterranee, ci sono anche le acque superficiali in precedenza non iscritte nel elenco delle acque pubbliche, quindi sostanzialmente i piccoli rivi che ad oggi sono pubblici come gli altri e come tutti gli altri rivi sono soggetti a regime di concessione. Queste due fattispecie, il riconoscimento e la concessione preferenziale, di fatto garantiscono il diritto a mantenere il titolo al prelievo in esclusione del regime di concorrenza. Cioè nessuno può chiedere il titolo all'utilizzo dell'acqua qualora questi soggetti abbiano già dimostrato di utilizzare quell'acqua nei periodi che ci siamo detti. Dunque, parlando di numeri, abbiamo circa 300 utenze con titolo vigente in corso di rinnovo di riconoscimento di antico diritto e sostanzialmente sono i piccoli prelievi in territorio montano ad uso agricolo, sostanzialmente sono quelli. Mentre per quanto riguarda le opere di presa in regime di concessione preferenziale che sono pervenute dal 2007, i numeri sono decisamente più importanti. Abbiamo 7.000 pozzi, circa 1.300 sorgenti e residualmente fontanili, trincee drenanti e acque superficiali. Se vogliamo parlare di numeri, a questi, volendo più o meno conoscere l'entità, poi nelle opere di captazione dovete aggiungere circa 60.000 pozzi ad uso domestico che non sono soggetti a concessione ma che per effetto di altra normativa che questa sera non sto a descrivervi, però erano tenuti entro un certo termine a presentare la denuncia del pozzo ai fini di censimento e sono circa 60.000 solo sul territorio della provincia di Torino, su cui però non c'è un regime autorizzativo, solo dato conoscitivo. Questi sul territorio metropolitano sono il numero di utenze e il numero di opere scorporato per tipo di utilizzo. Come vedete abbiamo i pozzi che la fanno da padrone per quanto riguarda l'utilizzo agricolo, sono circa 5.000, così come per l'uso produzione dei servizi che non è altro che l'uso industriale. L'utilizzo potabile vive per lo più di sorgenti, ma anche in buona misura di pozzi, e comunque le sorgenti sono captate nel nostro territorio per lo più ad utilizzo potabile, e poi ci sono gli altri tipi di utilizzi che sono decisamente meno impattanti, passati il termine. Per quanto riguarda invece le concessioni, le concessioni sono dovute da parte di è dovuta l'acquisizione della concessione da parte di chiunque abbia necessità di utilizzare l'acqua, sia come dicevo prima che si tratti di acque superficiali o di acque sotterranee. Quello che è importante è che la concessione rispetto all'autorizzazione è rilasciata in regime di pubblicità. Ciò vuol dire che se un soggetto ha bisogno di utilizzare l'acqua, di fatto c'è un momento della procedura in cui la richiesta di questo soggetto viene pubblicata sul bollettino ufficiale e chiunque, visto che è un bene pubblico, chiunque abbia eventualmente necessità di utilizzare la medesima acqua lo può chiedere e i due soggetti vengono messi in concorrenza.
Nel momento in cui due soggetti sono messi in concorrenza perché evidentemente incompatibili, l'ufficio dovrà poi scegliere a quale dei due soggetti la concessione può venire rilasciata e i criteri sui quali viene attuata la scelta sono quelli che sono descritti di seguito nella slide, che sono peraltro criteri che vengono comunque utilizzati anche in fase istruttoria per il rilascio della concessione, anche qualora non vi sia concorrenza. E sono sostanzialmente la commisurazione della quantità di acqua concessa con il reale fabbisogno, l'incidenza sulle caratteristiche qualitative o quantitative sulla conservazione degli habitat, la valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità e di andare. Evidentemente l'utilizzo di questi criteri dovrebbe portare l'ufficio a considerare entrare nel merito di quello che è richiesto nella domanda, perché evidentemente non è scontato che se una domanda è fa una richiesta di 100, ottenga 100, in teoria può non ottenere nulla o ottenere 50 a seconda di quello che di quelle che possono essere le criticità che vengono individuate in corso di istruttoria, fondamentalmente sotto un profilo di compatibilità ambientale. Le durate delle concessioni. Le durate delle concessioni sono riportate, sono evidentemente stabilite dalla legge, queste sono le durate massime, diciamo a parte casi molto residuali sono quelle che vengono utilizzate. Abbiamo 40 anni per l'agricolo e il piscicolo, 30 anni per il civile e tutti gli altri usi, a parte l'utilizzo industriale che viene assentito per 15 anni. Faccio un breve inciso per quanto riguarda l'utilizzo idroelettrico. In realtà la durata è 30 anni, ad eccezione delle piccole derivazioni, delle grandi derivazioni, le quali alla loro scadenza in linea teorica dovrebbero essere messe a bando, perché la norma dispone che al termine della concessione dovrebbero diciamo così, rientrare nella disponibilità dello Stato, che le dovrebbe mettere a bando. Diciamo che dal 1999, dopo il decreto Bersani, stiamo aspettando che il Ministero faccia uscire i criteri per i bandi che ancora non ci sono, e quindi molte delle concessioni attualmente esistenti di grandi derivazioni attualmente sono in esercizio in proroga automatica, ma senza un titolo di concessione regolare. Le concessioni, essendo tali, corrispondono un canone alla regione, e non alla città metropolitana, corrispondono alla regione, adesso qui non si vede particolarmente bene, ma corrispondono alla regione un canone sulla base di un importo unitario che sul caso importunitario in euro per litro al secondo di portata media assentita, e questo consente alla regione di introitare circa 57 milioni di euro all'anno, di cui un buon 40% è il contributo legato ai cantieri nel territorio metropolitano. E disposizione del PPA vuole che una quota non inferiore al 5% di questo introito sia destinato a finanziare le attività di attuazione del piano di tutela delle acque. Questo è il numero delle utenze idriche nel territorio metropolitano diviso per uso, a cui corrispondono circa 10.000 opere di captazione, che sono le opere di captazione oggetto di concessione. Come vedete, la maggior parte delle utenze sono agricole, circa 3.600, e poi abbiamo il civile, il potabile, l'industriale, l'idroelettrico e di andare.
Altri introiti per le pubbliche amministrazioni sono legati agli importi, sempre da parte degli impianti elettrici, legati ai sovracanoni del bacino idrico montano e canoni sovracanoni rivieraschi, che sono corrisposti ai comuni. Quindi, mentre il canone va alla regione, questi sovracanoni, che però afferiscono solo agli impianti idroelettrici, sono a beneficio dei comuni. E gli importi, per quanto spalmati su tutti i comuni, comunque non sono proprio piccoli, ecco, almeno complessivamente, perché stiamo parlando di circa 14 milioni di euro annui, che è quello che gli impianti idroelettrici di fatto spalmano sul territorio metropolitano. Un regime autorizzativo, abbiamo parlato dei riconoscimenti, concessioni preferenziali e concessioni, abbiamo ancora l'autorizzazione all'uso pubblico delle acque, che è un titolo che viene rilasciato o al gestore irriguo o al gestore potabile per attuare un uso diverso da quello principale sentito, che vuoi che sia irriguo o potabile, purché questo ulteriore utilizzo, che normalmente è l'idroelettrico, venga attuato nell'ambito delle portate già sentite, sia come entità che come periodo di prelievo. Caso tipico le centraline idroelettriche sui canali irrigui, oppure ultimamente vanno abbastanza di moda anche le centrali idroelettriche sugli impianti di acquedotto, sulle vasche di dissipazione. Adesso per tre, ad esempio, ne stiamo utilizzando tre sull'acquedotto della Val di Susa, che conoscerai, e quelle sono in corso di autorizzazione per il ragionare di questa tipologia di autorizzazione. La durata di queste autorizzazioni segue la durata del titolo principale, quindi o dell'irriguo o del potabile. E in ultimo abbiamo le licenze di attingimento, che sono relativi a prelievi di carattere con carattere di provvisorietà e con carattere di tali per cui le opere non siano opere fisse ma siano opere mobili. Fondamentalmente sono gli utilizzi di cantiere temporanei che necessitano comunque di essere autorizzati, e anche questi corrispondono a un canone secondo i medesimi importi delle concessioni. Abbiamo ancora le acque minerali termali, che, come vi dicevo prima, non rispondono al regolamento 10R, perché di fatto la legge le classifica come concessioni minerarie. La legge di riferimento è la legge regionale 2594. La concessione in questo caso ha durata di 20 anni e presumono le concessioni, questo tipo di concessione presume comunque un permesso di ricerca che ha durata di 3 anni più 2 eventualmente prorogabili. Il canone in questo caso è dovuto per la maggior parte al comune, 70% per il 30% alla regione, sulla base degli importi che vedete rappresentati lì, sono circa un euro rotti a metro cubo a crescere a seconda del volume totale, e poi c'è un canone corrisponde alla città metropolitana in base agli ettari o di concessione o nel caso del permesso di ricerca di importo leggermente inferiore. I canoni in questo caso sono abbastanza bassi, in realtà, come potete farvi un'idea, e niente, più o meno la città metropolitana intorno a circa 30.000 euro all'anno. Queste sono le principali, cioè sono le concessioni che abbiamo rilasciato sul nostro territorio. Fondamentalmente sono legate a Pian della Mussa, Ponte Vecchio e anche Guizza, al confine con la provincia di Ghella, con le etichette che probabilmente siete abituati già a vedere al supermercato. Queste sono. Ma vedete, ci sono degli ettari che rappresentano la superficie della concessione, oggetto prima del permesso di ricerca e poi della concessione. Adesso non so i tempi, avevo previsto un breve, siamo già oltre. Siamo a metà, allora posso parlare. Ho previsto due parole giusto sul livello pianificatorio, nel senso che è importante capire che per arrivare al provvedimento finale comunque la normativa
è faticosamente arrivata, diciamo così, dopo il decreto 152-99, che è stato il primo decreto che prevedeva la necessità comunque di raggiungere degli obiettivi di qualità, siamo arrivati ad avere un piano di gestione del distretto, un piano di tutela delle acque, una direttiva di derivazioni, e sono tutti passaggi che comunque gli uffici fanno per verificare la compatibilità di quanto viene richiesto con questa normativa che il cui fine ultimo è quello di arrivare per i corpi idrici a raggiungere questi fantomatici obiettivi di qualità. Quindi abbiamo il primo strumento di cui possiamo brevemente dire due parole, che è il piano di gestione del distretto idrografico, che molto molto in sintesi fornisce gli obiettivi e le priorità di intervento al piano di tutela delle acque regionale e sostanzialmente definisce i corpi idrici a cui poi le regioni attribuiscono gli obiettivi di qualità. Che cos'è un corpo idrico? Un corpo idrico non dobbiamo pensare, il piano di gestione definisce il corpo idrico non come saremmo normalmente abituati a pensare, il torrente sanguigno. Il corpo idrico è definito ai sensi del piano come una porzione di corso d'acqua omogenea per tipologia, pressione e strato, e nell'ambito di uno stesso torrente la normativa, a seconda delle caratteristiche del torrente stesso, può anche individuare più di un corpo idrico, perché magari il corpo idrico nasce in montagna, finisce in pianura e al fine del raggiungimento della definizione del corpo idrico e della necessità di raggiungimento dell'obiettivo, essendo che in montagna ha certe caratteristiche, in pianura ne ha altre, e necessita anche perché l'obiettivo di qualità sia raggiunto, ha certe caratteristiche di qualità diverse in pianura piuttosto che in montagna, e quindi all'interno di uno stesso torrente possono essere individuati più corpi idrici. Questi sono i corpi idrici che il piano di gestione individua, infatti sono sul territorio della regione del Po, sono oltre 2000 per quanto riguarda i corpi idrici fluviali, poi sono tutti gli altri anche artificiali, altamente modificati, eccetera, anche quelli sotterranei. Ecco, come vi dicevo prima, il numero dei corpi idrici dipende da molti fattori. I corpi idrici sono oggetto di monitoraggio, la normativa prevede che ne vengano, evidentemente non si può pretendere che vengano monitorati oltre 2000 corpi idrici solo per quanto riguarda le acque superficiali, e poi sono anche le acque sotterranee, quindi viene deciso solo un certo numero di corpi idrici sono oggetti di monitoraggio e gli altri sono ai fini della classificazione, perché a ogni corpo idrico viene classificato e viene assegnato un certo stato ambientale. Alcuni sono classificati direttamente, altri sono classificati per raggruppamento, per, diciamo così, analogia con altri corpi idrici che possiedono le medesime caratteristiche sostanzialmente di natura idromorfologica. Infatti, una volta definiti i corpi idrici da monitorare, quelli che vanno esclusi possono essere raggruppati ai sensi del TM 260-2010, purché appartengano alla stessa tipologia fluviale, alla stessa categoria, alla stessa classe di rischio con pressioni comparabili, e purché abbiano i medesimi obiettivi di qualità.
A questo punto, una volta che i quartetti sono classificati, per classificare i quartetti viene fatto evidentemente un monitoraggio che viene svolto da ARPA. Il monitoraggio consente di attribuire ad ogni corpo idrico uno stato ecologico, al quale concorre sostanzialmente la valutazione degli elementi biologici, con il concorso di altri elementi che sono gli elementi idrologici, morfologici e chimici. Il monitoraggio consente di conoscere lo stato di qualità del corpo idrico per verificare se questo ha raggiunto l'obiettivo previsto dal piano o se devono essere attuate delle azioni o dal punto di vista quantitativo o dal punto di vista qualitativo per consentire al corpo idrico di raggiungere l'obiettivo indicato dalla legge. Il piano di tutela delle acque declina infatti a livello regionale quelle che sono le direttive del piano di gestione del bacino del Po. E quindi il piano di tutela che cosa fa? Individua i corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità, quelli a specifica destinazione e le aree sottoposte a specifica tutela. I corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale sono sostanzialmente i principali corpi idrici della regione, quindi le aste principali possono essere, a seconda della loro importanza, sono divise in queste tre categorie, ma alla fine della fiera sono quelli che sono soggetti a obiettivi di qualità ambientale e sono quelli su cui poi ARPA fa il report per in sostanza attestare che si sono adempiute le varie direttive europee che devono garantire il raggiungimento entro un determinato tempo dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici monitorati. Questi a livello regionale sono le tre categorie di cui vi ho detto prima, sono quelle in azzurro. Qui non so se c'è un blu e c'è un azzurro a seconda di quelli significativi o potenzialmente significativi. E il piano di tutela delle acque contiene all'interno dei piani di area le misure necessarie a livello di bacino idrografico a raggiungere questi obiettivi. Eccolo qua, definisce oltre le misure di area, la cadenza temporale degli interventi e il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti. Per quanto riguarda le misure di tutela qualitativa, queste sono sostanzialmente, diciamo così, per quanto riguarda l'aspetto connesso ai barriere, poi c'è tutto l'aspetto connesso agli scarichi, agli spandimenti, ma adesso questa sera la serata era solo sui barriere, quindi mi sono limitato a questo. C'è il problema per quanto riguarda le acque sotterranee, degli interventi di ricondizionamento e l'opericatrazione, per adeguare i pozzi che miscelano le acque della falda superficiale con quelle della falda profonda destinate al consumo umano, e questa è la misura di tutta la qualitativa del PPA attinente, diciamo così, i soli prelievi. Per quanto riguarda le misure di tutela quantitativa, abbiamo le principali misure sono l'inserimento del deflusso minimo vitale, diciamo così, in piano di tutela dell'acqua. Adesso sapete che in revisione nel 2007 non c'era ancora l'obbligo, che è entrato in vigore dal 2009, quindi il deflusso minimo vitale è stato reso obbligatorio nel PPA, che diceva che sarebbe uscito questo regolamento, che poi è uscito sempre nel 2007, che ha dato obbligo a tutti i soggetti che ancora non lo avevano di rilasciare il deflusso minimo vitale di quello del 1 gennaio 2009. L'altra misura è il riequilibrio del bilancio idrico, connesso sostanzialmente alla revisione delle concessioni irrigue sulla base delle effettive esigenze, e poi l'obbligo di installazione di misuratori di portata. Su questo ho pensato di farvi un breve approfondimento, visto che la proposta di legge prevede che l'autorità competente dovrebbe fornire tutti gli utilizzatori di misuratore, il che per gli addetti ai lavori è un po' affatto scientifico, visti anche i numeri che abbiamo visto in precedenza e visto i costi conseguenti.
Allora io in questa sera volevo dirvi quali sono i soggetti che al momento sono obbligati e in quali casi. Sostanzialmente, allora, lasciando perdere le date e i colori, perché erano questa è una slide che ci era servita all'epoca un po' per quando è entrato in vigore il regolamento 7R del 2007 a capire chi era soggetto e quando, perché c'era una certa gradualità sulla base delle entità dei prelievi. Però sostanzialmente per quanto riguarda le acque superficiali, al momento l'obbligo sussiste per i prelievi superiori ai 100 litri al secondo o con un volume massimo o con un volume di prelievo superiore ai 2 milioni di metri cubi l'anno. E al momento di entrata in vigore del regolamento, mentre ovviamente adesso per i nuovi prelievi che vengono autorizzati l'obbligo automatico qualora si superino queste soglie, all'epoca erano stati oggetto di, diciamo così, di adeguamento 278 utenze. Per quanto riguarda le acque sotterranee, il limite oltre il quale è obbligatorio il misuratore di portata sono 200.000 metri cubi l'anno e 251 utenze sono state assoggettate dal 2007 in avanti. Questo a prescindere che si tratti di sorgenti e pozzi che prelevano un qualunque tipo di falla. Poi il regolamento in sostanza prevede delle differenti tipologie di misuratori, più che altro da degli standard di accuratezza della misura, secondo che si tratti di prelievi acque superficiali, esempio canale, condotte, pozzi o sorgenti, in sostanza da già un limite di tolleranza che è del 5% per quanto riguarda i misuratori su canali e del 2% per quanto riguarda tutti gli altri tipi di infrastruttura, dalla frequenza di acquisizione del dato che è sempre minimo di una misura l'ora e poi da altri obblighi connessi alle modalità di realizzazione di montaggio del misuratore, di installazione, dando sostanza delle direttive di ordine tecnico all'installazione degli strumenti. Poi c'è un obbligo di raccolta e trasmissione dei dati che devono essere trasmessi alle amministrazioni, regione e province entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello che si riferiscono le misurazioni. Quello che è da precisare è che per come è concepito il regolamento questo tipo di raccolta non è funzionale a un discorso di tipo ispettivo di rispetto degli obblighi, ma è volto semplicemente ad una acquisizione di dati ai fini di una pianificazione di bacino, nel senso che i misuratori che sono prescritti sono misuratori volumetrici, quindi quello che arriva poi è la lettura a livello mensile dei volumi di acqua derivati. Quindi poi capita che c'è gente che ci manda dei dati con un volume complessivo superiore a quello che potrebbe potenzialmente derivare superando i massimi di concessione, allora lì scatta un discorso di tipo sanzionatorio. Ma viceversa, comunque quello non è lo scopo del regolamento di cui stiamo parlando. Abbiamo detto allora quindi che i corpi idrici soggetti obiettivi di qualità ambientale come contenuto del PTA, poi abbiamo ancora i corpi idrici che la norma che il piano definisce specifica destinazione, che sono questi, per i quali sostanzialmente c'è l'obiettivo di mantenere entro specifici limiti tabellari che sono previsti dalla normativa questo tipo di acque, sia che si tratti di acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile piuttosto che di acque utilizzate per la balneazione o quelle che richiedono protezione e miglioramento per essere donne alle vita di pesci. Infine definisce le aree sottoposte a specifiche tutela, che sono le aree sensibili costituite dai laghi, le zone vulnerabili da nitrati e prodotti fitosanitari,
le aree elevate in protezione, cioè zone park, SIG, ZPS e quant'altro, e poi quello che forse mi interessa in questo contesto maggiormente, le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, e quindi individua le aree di ricarica, degli acquiferi profondi, i campi pozzi strategici a livello regionale, le acque superficiali o sotterranee potenzialmente destinate al consumo umano. E per questi tipi di aree sono individuate nel piano di attuazione i vincoli e le limitazioni agli insediamenti che devono essere recepite negli strumenti poi di pianificazione generale o di settore. Questo è una parola di salvaguardia dell'acqua di stato del consumo umano o delle acque minerali e termali. Questo lo abbiamo detto, queste qui sono i piemontini da un lato con le aree a elevata protezione a sinistra e a destra quelle aree destinate al consumo umano o potenzialmente destinate al consumo umano. In ultimo c'è la direttiva derivazioni che di fatto è lo strumento attuativo del piano di gestione ed è quella che viene utilizzata per la valutazione dei nuovi progetti per verificare che la compatibilità delle istanze con gli obiettivi di piano e del PPA. Sostanzialmente si tratta di utilizzare delle matrici per verificare se le nuove derivazioni che vengono proposte possono ricadere in area di attrazione, verde, repulsione gialla o esclusione rossa. Questo come avviene? Praticamente si valuta l'impatto che è generato dall'intervento, che può essere lieve, moderato o rilevante, e lo si incrocia con lo stato ecologico del corpo idrico che deriva dalla classificazione del corpo idrico fatta ai fini del piano di gestione come sulla base dei monitoraggi di ARPA, così come abbiamo descritto prima. Sostanzialmente questo per verificare l'impatto generato dall'intervento si applica a questa, adesso qua ho riportato quella che si utilizza per gli impianti idroelettrici, sostanzialmente si incrociano dei rapporti di natura idromorfologica in termini di lunghezza del tratto sotteso, di rapporto tra lunghezza del tratto sotteso e lunghezza del corpo idrico sulla prima colonna e in ordinata si direbbe, e invece dall'altra parte il rapporto tra la portata massima derivabile e la portata media del corpo idrico. Facendo questa operazione si vede se l'impatto, il livello dell'impatto, se quindi lieve, moderato o rilevante, che è stato diciamo così indicato dall'autorità di bacino come elemento di valutazione, e a seconda della tipologia di impatto che sulla base di questi parametri idromorfologici è individuato, si inserisce e si incrocia in questa matrice con il tipo di impatto con lo stato potenziale del corpo idrico. Ora, se si ricade nella zona rossa, la domanda viene direttamente archiviata, nel senso che si dà subito un parere negativo. Se si capita nella zona gialla, in fase di repulsione, di fatto l'ufficio attiva tutta una serie di approfondimenti di natura ambientale, in termini di richieste di monitoraggio o di valutazioni tecniche più specifiche. Viceversa, se si capita in zona verde, si compie l'istruttoria, così come richiede la normativa, per andare sicuramente a quel punto, direi, a parte diciamo così, lo svolgimento della procedura di rito, alla senso finale. Infine qui ho messo qualche numero su quello che sono i carichi di lavoro in capo all'ufficio. Sostanzialmente viaggiamo sulle 220 domande all'anno in termini di nuove domande, che sono queste prime due righe, in termini di nuove domande di concessione,
siamo più o meno sulle 69 domande all'anno, cui si aggiungono queste nuove richieste di impianti idroelettrici che vanno sempre per la maggiore in ragione del regime di incentivazione delle tariffe per gli impianti di produzione a fonti rinnovabili. E poi abbiamo tutto questo mondo qua che attiene, diciamo così, la gestione degli utilizzi esistenti. A questi però i numeri di fatto io li ho visti e ho detto ma pensavo dai carichi di lavoro che abbiamo non mi sembrano così elevati, però a questi poi si deve aggiungere tutta l'attività che viene fatta in termini di regolarizzazione delle utenze esistenti. Abbiamo tutto il mondo delle consegne preferenziali che abbiamo visto prima, su cui dal diciamo 2000, quando hanno cominciato ad arrivare le prime domande, al 2018 abbiamo regolarizzato circa 2500 concessioni e ne abbiamo quasi altrettante, quindi su quella è un po' sbucare il mare col secchiello. E così come i riconoscimenti antico diritto, che sono lì anche loro da 20 anni, e di fatto sono ancora tutti è un mondo ancora da rivedere. E tutto questo anche perché le risorse umane che sono dedicate all'attività sono abbastanza poche, come potete vedere, sono 9 persone e mezza, diciamo così, perché alcune poi sono a scavare, con altri uffici, e quindi questo è quanto. Io avrei concluso, vi ringrazio. Grazie.